Se n'è andato Luigi Renato Verlanti, uno dei maestri della cartapesta più geniali, amati e premiati della storia del Carnevale di Viareggio. Se n'è andato in questo mercoledì mattina all'età di 90 anni, quasi 10 anni dopo l'ultima partecipazione alla manifestazione che ha contribuito a fare grande. La carriera di Luigi Verlanti, da tutti chiamato Renato, iniziò ufficialmente in prima categoria nel 1977. Vinse 6 volte il primo premio al Carnevale. Indimenticabili le opere che negli anni 90 conquistarono il primo posto in prima categoria per 4 anni di fila, in coppia con il pittore Giovanni Lazzarini per tutti Menghino. È Moby Dick, prima categoria di Renato Verlanti. È il primo premio assoluto del Carnevale 1994. Come la celebre balena Moby Dick del 1994, allegoria della fine della DC e della Prima Repubblica, o Vecchi fantasmi vagano sull'Europa del 95, fino a Fate il vostro gioco del 97. Fu autore, con Sergio Baroni, altro grande artista, di bellissimi e poetici carri di apertura. Verlanti aveva ricevuto il cavalierato di Gran Croce del Carnevale dall'allora presidente della Fondazione Alessandro Santini. Con Luigi Verlanti scompare un autentico maestro della cartapesta, genio dei movimenti, autore di opere bellissime rimaste nel cuore di tutti noi, un vero signore del Carnevale, così ha commentato la presidente Marialina Marcucci. La camera ardente è stata allestita nell'hangar 8 della cittadella. I funerali si svolgeranno giovedì 10 alle 15 alla chiesa del cimitero comunale di Viareggio.